il vagabondo solo se ne va per il mondo. C'è chi mangia frutta con la pancia piena, contento sarà. Lo sacchiotto piccolino cerca un posto dove passare l'inverno. E la neve scende il piano con un manto bianco, il bosco sarà. Quando notte ha paura e gli amici suoi dormono già, al mattino nasce il sol, per il bosco correrà. Corre, salta, l'orsacchiotto non si ferma mai. Dopo la morte di Grizzly, Senda decise di prendersi cura degli orsetti e andò in montagna a procurargli del cibo. Ma al suo ritorno lo attendeva una sorpresa. Durante la sua assenza, Jackie e Nuka erano scappati rompendo una finestra per andare alla ricerca della mamma che credevano ancora viva. Killian, hai saputo qualcosa? Sicuramente a quest'ora saranno molto lontani. Ehi! Ehi! Dalle parti del lago no, li ho visti quei birbantelli. Che corsa! Forse sono ritornati a casa, alla loro tana. Sì, dentro il grande cedro del Monte Tallac, dove abitavano con mamma orsa. Senda, ma la loro mamma è morta. Sì, ma Jackie e Nuka non lo sanno. Per questo sono andati a cercarla. Killian, se hanno raggiunto la tana, sono in pericolo. Hai ragione, è molto in alto e nei dintorni ci sono degli animali che potrebbero assalirli. Papà, andiamo a cercarli. Io vengo con voi. Vengo anch'io. No, aspetta, Olga. Non ce n'è bisogno. Lascia che se ne occupino loro. Con la tua presenza potresti intralciare le ricerche. Ma... non ti preoccupare, Olga. Vedrai che li troveremo. Senda! Ah!
piscina, andiamo! È quella laggiù, la vedi, Nuca? Sotto quell'albero, siamo arrivati a casa, Nuca! Mamma! Mammina! Mamma, stiamo arrivando! Arriviamo! Aspetta! C'è un odore strano. Udite cosa? Io sento l'odore della mamma. Sì, ma c'è anche un altro odore. Aspetta qui. Olga, sali! Scordati per un po' di quegli orsacchiotti, dobbiamo tornare a casa. Ma... papà! Che succede? Non sono tranquilla, voglio andare a cercare Jackie e Nuca. Te lo ripeto, figliola, con la tua presenza potresti intralciare le ricerche. Killian e zio Dimas conoscono bene il loro lavoro. Papà, ho la sensazione che Jackie e Nuca si trovino in grave pericolo. Per favore, lasciami andare. Mi dispiace, Olga, ma devi dimenticarti degli orsacchiotti, chiaro? Come posso dimenticarli? Sai che gli succederebbe se qualche animale feroce li assalisse? Non hanno nessuno che li difenda, perché tu hai ucciso Grizzly, è tutta colpa tua! Oh, calmati, Olga. Jackie! Nuca! Dove siete? Jackie! Nuca! Ehi, venite fuori, piccoli! Vi ho portato un sacco pieno di cibo! Venite fuori! Shh. Che succede, Killian? C'è qualcuno? Hanno paura! Mi stanno guardando ad occhi spalancati! Ehi, piccoli, venite fuori, vi ho portato da mangiare! Ma che diavolo è? Quello? È un tasso, zio. Quell'intruso ha occupato la tana di Grizzly. Che paura, mi ha fatto quella bestiaccia! Papà, e se Jackie e Nuca sono venuti qui e l'hanno incontrato? Beh, vedi, suppongo che i piccoli siano scappati. Per loro è ancora un nemico invincibile, Senda. Che facciamo? Dove saranno andati a nascondersi? Della ferita, quando sarò grande lo vincerò.
Questo mi ricorda la mamma. Dove sarà? Probabilmente ci starà cercando. E come mai non ci ha ancora trovati? Non lo so. Forse ci sta cercando in un'altra direzione. Questa notte dormiremo qui. Continueremo a cercare la mamma. Signor Forrester, è successo qualcosa? Come mai così presto? Olga ha talmente insistito che ho dovuto accompagnarla. Senda, veniamo anche noi a cercare Jackie e Nuka. Oh, grazie. Poveri orsacchiotti, chissà dove si saranno nascosti. Il vecchio capo. Cosa fate qui? Chi siete venuti a cercare in questo posto? Capo Alce, stiamo cercando i due piccoli di mamma Grizzly. Potrebbero essere in pericolo. Killian, non pensavo che vivendo con l'uomo bianco ti fossi dimenticato delle nostre tradizioni. Oh no. Sai bene che nessuno deve fare del male a Grizzly, la regina sacra del Monte Tallac, e nemmeno ai suoi orsacchiotti, sai. Vecchio capo, Grizzly è morta purtroppo. Cosa? Grizzly è morta? È così, per questo stiamo cercando i suoi piccoli, per avere cura di loro. Killian, sei stato tu a sparare alla regina della montagna per il denaro degli uomini bianchi? No! No, capo, Killian ha soltanto cercato di salvare una vita umana. Non c'era altra soluzione. Zitto. Vecchio capo, ti devo dire la verità, ascolta. Sono io il colpevole della morte di Grizzly. Devo espiare, è mio dovere prendermi cura dei piccoli fino al giorno in cui potranno ritornare da soli sul monte Tallac. Capisci? Killian, suppongo che avrai avuto dei buoni motivi per agire in quel modo. Sapete, ho visto i due orsacchiotti. Sì, e dove? Oh, non ce la faccio più, ho fame. Smettila, noiosa. Ho un'idea. Eh? Andiamo a mangiare dell'erba come ci ha insegnato la mamma. Come faceva la mamma? Ah, sì, scavava per terra. È un'erba come questa. È buona, Jackie. Come amara, mi sono sbagliato. Mamma sa qual è. Mammina non tornerà più. Ritornerà invece. No. Sta
zitta, non devi dirlo! Mamma, dove vai? Non preoccuparti, Luca. Non ce n'è motivo, stai tranquilla, ritorno subito. No, no, non andartene, no. Smettila, Luca. Non uscite di qui per nessun mamma. Motivo. No, mamma. Ritornerà, vedrai che ritornerà. Queste parti li ho visti quando scendevano dalla montagna. Papà! Cosa hai trovato? Sangue. Sangue. Questo vuol dire che... Che uno degli orsacchiotti è stato ferito. Non possono essere molto lontani. Allora seguiamo le loro tracce. Guardate, l'aquila ha trovato la sua preda. No, no, non possono essere loro. No, Senda, no. Dai, alzati, dobbiamo cercare la mamma. No, non posso camminare. Su, su, che puoi, Luca, alzati, dai. Jackie, dov'è la nostra mamma? Come posso saperlo? Per questo dobbiamo cercarla. Forse se n'è andata in qualche posto e non vuole tornare. Luca, non dire stupidaggini, la mamma ci sta aspettando. Ma dove? Guarda. Che cosa? Scappiamo, Luca! Siamo arrivati tardi. Jackie! Io so dove ha il nido quell'aquila. Saliremo lassù. Thank you.
Dammi il tuo arco. Sono troppo lontane per colpirle. Senda! Olga! Jackie! Jackie! Killian, fa attenzione! Jackie! Oh, Jackie! È salvo! Su, Jackie, svegliati! Pur essendo tanto piccolo, Jackie aveva affrontato coraggiosamente le due aquile. Ma in quella drammatica lotta aveva riportato delle gravi ferite. Al coraggioso orsetto non mancheranno le cure dei suoi amici, che con tanto amore cercheranno di salvargli la vita. Riuscirà Jackie a guarire dalle gravi ferite? Per saperlo, seguite il prossimo episodio di Jackie, l'orso del Monte Tallac.